Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. Ma Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliene avanza tu. I mangiarò prima de gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Carissimi amici di Rossini TV, l'ultima e ultimissima, è proprio più di ultima, questa non c'è, di puntata del Pesce Azzurro Quiz Show! E chi potrebbe aiutarmi a condurre questa fantastica puntata se non la grandissima Rosa della Cecca! Eccola! Signora, energia! Sono dietro il podio qua! Come mai? È triste? Questo mi dispiace, l'ultima puntata! Come mai, signora? Perché tutto c'è una fine! Prima o poi ti tocca morire anche a te! Che la vuoi da me? Che... È l'ultima puntata. Può andare in vacanza, signora? In vacanza, sì, vado a vendere la porchetta alle torrette, tutto. Perché in vacanza vai a vendere la porchetta? Io non sono mai in vacanza, io lavoro sempre. Lei fa il secondo lavoro, lei fa la bidella come primo lavoro. No, sono in pensione da un anno ormai. Sono in pensione. E poi da Sguaraguaglio vendo la porchetta alle torrette. Sguaraguaglio, potrà dire in TV, in diretta, con tutta la finanza che la controlla, che di Sguaraguaglio lei vende la porchetta. Ma da la fattura e tutto, da la ricevuta. Ah, tutto ricevuto. Tutto regolare, tanto non vende mai niente. E come vende? Perché non vende niente? È 12 anni che ce l'ho con la porchetta. E ormai è diventata una mummia. La porchetta? Adesso me l'hanno richiesta al Museo Egizio di Torino. Gliela mando su. Perché non si vende più niente. Ma Torrette come? Tutti quanti, luogo turistico, pieno di turisti che girano a Torrette, appunto, miliardi di persone. Tu non sai che fa una gira alle Torrette da anni e anni. Che fa una gira da turisti, voglio dire. Sì, i perugini, come compra quelli? Niente. Come niente i perugini? Non perché? Compra niente, è perché i perugini, se sai, è un po'... Avrienda GP. Cos'è così? Più amarotta perché c'ha le taschine a caracolo e non spendono niente. E la porchetta non me la comprano. Prima o poi la lancio contro una macchina, facendo una constatazione amichevole, la paga tutta. La porchetta? E no, la doga cosa? Al Museo Egizio. Addirittura. Ma allora, dopo questa fantastica grande introduzione in questa ultima puntata, mi sbatto cosa? Del microfono? No, tutto a posto, signora. Questa è pura bigiotteria, bella. È pura bigiotteria. Bene di valore, di valore, di valore. Sì, è tel col mia, è più valore anche il vestito, signora, voglio dire, ecco, sopra sì, di qua, tutto, di là è messo. tutto è astrati a cipolla, a scalogno più fine francese, scalogno. Allora, signora, siamo pronti per partire con la grande fantastica puntata, con il l'ultima puntata del Pesce Azzurro Quiz Show. E chi parteciperà? Vedremo, da dove verranno, da Milano, da Torino, chiederemo, da Stoccolma. Indagheremo, sentiremo, faremo le domande, ecco. Insomma, tutte. E allora iniziamo ad indagare con la prima concorrente di oggi. Io dico prima, quindi una donna. Venga, signora. Una donna, dov'ella? Eccola. Attenzione a muoversi. Una bella signora bionda. Ecco qua, da dove verrà. Non lo so, adesso glielo chiediamo. Come si chiama? Patrizia viene da? Pesaro. Da Pesaro, da molto lontano. Patrizia, sono nata a Barchi. Vedi? Barchi è bella, una ridente cittadina sull'entroterra marchigiano di Pesaro. Barchi è bella, da dove parte la maratona, la Colle Marathon, da Barchi. Bravissima, da Barchi, questa grandissima. Forse, questa De Barche, ma che sa, lo so io che sono da San Costanzo, e lei, sì, parte, va bene. Quanti giorni c'è stata Barche? Barche c'è nata e basta. Sì, basta. E quando è venuta sono via? Sono venuta via che avevo 4 anni e mezzo, 4 anni e mezzo, non si ricorda niente. No, niente. C'hai parenti a Barche? No, non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Sono partiti tutti. Gente tutti a fare
la maratona Clark Rossa, quella interminabile. Allora Patrizia, adesso sta a Pesaro, per come è mai andata a Pesaro? Perché a quei tempi cioè, si scendeva. Cioè, 4 anni potrà sapere perché è andata a Pesaro. I genitori si sono trasferiti per lavoro, certo. E lei cosa fa di bello? Io adesso lavoro in un'azienda pesarese. Un'azienda pesarese. Cosa, non cosa, si dice, non si dice. Cosa tratta? Ricambi. Mi sa che a Pesaro questi ricambi proprio ritornano questi cambiamo, ricambi. Ogni cambiamo, volta cambiamo. A Pesaro si ricambia sempre. C'è un bel po' di ricambi, è una città dei ricambi. Ogni concorrente che arriva lavora in una fabbrica di ricambi. Non si sa tutti lì. Di cosa lo ricambio, le mutande, le magliette ricambiano, no? È la stessa fabbrica, secondo me. Tutti quanti gli stessi dipendenti che vengono uno alla volta e ci dicono non sappiamo ancora che fabbrica è. Niente, cominciamo a giocare con Patrizia. Patrizia, siediti sul trono. Allora siamo pronti per vedere Patrizia, se la nostra amica riuscirà a vincere il super premio. Sa come funziona il gioco lei ormai? Allora adesso dobbiamo mandare a azionare la slot machine o muscina, come dire si voglia. Viene fuori un piatto tipico del menù del pesce azzurro. Tutto da guardare nel Marco Ormai, ma laggiù. Ecco. E vediamo. Adesso mandiamo avanti la slot machine. Avanti. 3, 1, 2, 3, vai con la slot. Attenzione. Cos'è uscito? I fusilli, calamari e melanzane. Allora adesso, Patrizia, tu devi scegliere una di ste pentole qua, una delle sei pentole, sperando che nel coperchio della tua pentola ci sia il primo che è uscito, i fusilli, calamari e melanzane. Devi scegliere tra i vari ristoranti pesce azzurro. Tra i vari punti vendita, qua Fano, Rimini, Evai, Cattolica, Drive e Senigallia. Dove sarà? Prendo Cattolica. Cattolica. Torno indietro e Cattolica, lo metto qua. Lei di Varchi, ABC, Cattolica. Giusto. Sei convinta che lì sotto ci siano i fusilli? Allora. Non sei convintissima? Sì, sono convinta. E adesso cominciamo a eliminare le altre pentole. Da dove iniziamo? Quale eliminiamo, Patrizia? Tu devi scegliere. Eliminiamo Senigallia. Ha detto sì. Sento le vibrazioni. Coscienti. Sento le vibrazioni. Oh, signor, per la bene. Cos'è? Positive. Positive. Ci ho preso la scolana di pesce. Oggi si vede che ho le vibrazioni buone. Andiamo avanti allora. Siamo partiti benissimo. Altra pentola. Allora te le avvicino, guarda un po'. Adesso Rimini. Rimini. Ce l'avevo in mano. Convinta? Convintissima. Ha detto giusto. Apriamo. 1, 2, 3. La Moretta! Ed è ancora in gioco. Un andiamo applauso avanti. La gente impazzisce. Sì, perché c'è grandi applausi. Perché Cattolica potrebbe essere, come è vicina a Pesaro, la signora ha scelto Cattolica, capito? È vicina a Pesaro, capito? Si sente. Quindi ci abbiamo ancora da eliminare. Fano. Sei sicura? Guarda, Fano, siamo a Fano, tu vuoi eliminare Fano, sei sicuro? Dai. Elimino? Sì, elimino Patrizia, uno, elimino sicura. Due, elimino tre! Cozze! Ma signora, è in gambissima, signori! Adesso, c'è rimasto solo il drive e vai! Ti ricordo che se per caso ti senti che non è la pentola giusta, tu potresti sempre cambiarla, Ma io non voglio cambiare. Tu non vuoi cambiare. È decisione risoluta, dai. E l'ultima puntata potrebbe essere che invece lei subito. Che ne so? Quale apriamo? Drive. Non ci penso nemmeno, lo apro così. Un, due. Non lo guardo nemmeno. No. È convinta la signora dei ricambi. È convinta male. Cosa c'erano qua? Signora. Un applauso alla signora dei ricambi. Patrizia, vieni, andiamo qua nel centro. Venga. Un premio di consolazione ci vuole. Certo, mentre arrivo subito con il premio di consolazione. Un sugo? Abbiamo un fantastico sughetto. Vongole e ceci. Buono. Guarda com'è contenta la signora. Prego. Meglio di niente. Dove vai? Là, seduta là. Patrizia. Qua. Che dopo ti richiamiamo per l'ultimo gioco. C'è il gioco finale. Adesso, prossimo concorrente. Andiamo avanti. È l'ultima puntata. Chi ci abbiamo? Avanti. Ecco.
chi ecco, Naporgio Capo abbiamo qua. Yes, scusi, non ho capito. Naporgio Capo, era quello tutto riccio. Ai tempi suoi. E quindi sarebbe famoso... Era un cartone animato, Naporgio Capo. Era un orso, cos'era? Era un tutto riccio, come lui. Il parco di... Era il parco di Yellowstone. Ah, vedi? Ancora mi ricordo, Yellowstone. Siete due bei giugioloni, vi ricordate tutto, bene. Allora, chi sei tu? Francesco, da dove vieni? Da Fano. Da Fano, Fanese puro sangue? No. Da dove? Da Barchi? Genitori bellocchiani, però io sono nato in provincia di Como. Graveduna, lo conosci? Graveduna. Graveduna, sul lago di Como. Sul lago, in che ramo del lago? Lago di Como. Ah, di Como. Di Como, non di Lecco. Non di Lecco. Come va? Bene. Allora, è nata Graveduna. Non confondersi con Gravellona, Toce, è un'altra roba. Ecco. Allora, cosa fai di bello, Francesco? Io faccio il direttore di un ufficio postale qui a Fano. E anche il consigliere comunale. Per non farmi mancare niente. Che ufficio là? Dove in quello di via Roma, se mi vuole venire a trovare volentieri. Via Roma. Signora, se deve mandare una lettera, se vuole che arrivi prima. Dopo San Cristoforo, dove esatto, è esatto. Se vuole che la lettera arrivi prima, lei la può... Io vado da Francesco. Me la metto direttamente sulla buca. Perfetto. Niente, allora giochiamo con Francesco. Giochiamo con Francesco, avanti. Questa, da giri via. Allora, sì, mischiamo. Lei, signora, lo intrattenga un secondo. Insomma, lavora alla posta di via Roma, bene. Da quest'anno, sì. Prima dove eri? In via Gabrieli, sempre a Faro. Via Gabrieli, certo. Vicino all'ospedale. Ma c'erano le poste una volta, ma c'erano solo le poste, adesso le poste fanno di tutto. Siete quando va le poste? Fanno le supposte, fanno le proposte. Proposte molte, sì. E allora? Bene, dai, via. Ci siamo, ho mischiato tutto, non sappiamo cosa c'è, cosa non c'è. Ecco. Francesco. Mandiamo in azione la slot machine, via. Iniziamo. Cosa viene fuori a Francesco che lavora alle poste? Le olive alla scolana di pesce. Allora, dove saranno le olive alla scolana di pesce? Intanto lui sceglie un po'. Io a prescindere scelgo Fano. A prescindere lui. Se lui prescindere sceglie Fano. È originario di Como, sempre quattro lettere, Fano. E sceglie Fano. Se c'era Pisa, prendeva anche Pisa. Ma Pisa non c'è, se c'era Bari, prendeva Bari. Insomma, quattro lettere. Siamo pronti. Francesco, vediamo se porterai a casa il risultato. Noi siamo tutti quanti con te. Speriamo di portare a casa questo fantastico, grandissimo... Pasto del pesce azzurro, si vince due pasti due del pesce buoni completi. Pasto, completi. Allora, Francesco, cosa eliminiamo? Eliminiamo Rimini. Rimini. Subito via. Così. Sì. Rimini, uno, Rimini due, Rimini tre. Cozze. Andiamo un applauso. Quanti. Grandi applausi stasera. Ha fatto una scelta importante. Francesco, mi raccomando. Senigallia, Drive e vai. Da questo dipende il tuo futuro, e Cattolica. Andiamo avanti con Cattolica. Con Cattolica. Via, lui. Tutta la Romagna, via la Romagna, teniamoci le mani. E di parte, Francesco. Cosa c'è? I sardoncini, la grigliata azzurra. Benissimo. Allora, che è rimasto? Le UAI. Cos'è le UAI, signor? E vai. Cos'è le UAI? È un punto vendita che aprirà a breve. Un ristorante che aprirà nella zona dell'ex zuccherificio a Fano. È rivolto soprattutto ai lavoratori della zona che vanno lì. Mangiano e poi e vai torna a lavorare. Perfetto. Allora, è una cosa un po' sprint, insomma. Prendiamo proprio quello. Prende le vai. Sei sicuro? Tu vuoi prendere le vai. Adesso sento delle vibrazioni negative, non so perché. Condizionato. Però può darsi che invece siano giuste. Dai, prendiamo bene, dai. Uno, due, tre. Cosa c'è? E vai, niente, ha fatto, aperto. Io non l'avevo visto, non l'avevo guardato, e però mi sentivo dentro una sensazione negativa, non so perché. Quando tu mi hai detto e vai, ho detto... Vabbè, dai. E va bene, Francesco. Non importa, c'è il premio di consolazione. Concentrati sulle vibrazioni. Devo stare a sentire. Ma sei sicuro, mi sentivo le vibrazioni. Niente. Dai, andiamo con un premio di consolazione. Certo. Un regalo, un francobollo, cos'ho, una domandata. Allora, un bel sugo alla marinara. Alla marinara. Bene. Potresti ancora vincere. C'è il gioco finale. Il gioco finale. Accomodati pure là. Ci vediamo dopo, Francesco.
Dai. E facciamo entrare la terza concorrente di la oggi. La terza, vai, veloce sprint, eccola. Madonna, un'altra mia bella signora. Da dove verrà? Da dove non verrà? Vediamo come si chiama tutti prima. Tutti quanti aspettano lì davanti di sapere come tu da dove chiama, vieni. Come si chiama questa bella signora? Allora, vengo da Pesaro. Da Pesaro. Da Pesaro, è molto gettonato Pesaro, hai signora. Visto? Molto gettonato. È Pesaro, è la provincia. È la provincia. C'è più gente, c'è più... Capoluogo di provincia. Capoluogo di provincia. Mentre voi parlate io... C'è più possibilità che c'è gente. E come si chiama? Leda, bello, bello Leda, bello. Leda, un po' più avanti così. Leda, e cosa fai di bello, Leda Pesaro? Dunque, lavoro in una ditta, come non lo diciamo, però... Di ricambio anche quella? Beh, insomma, però faccio la contabilità. E la ditta cosa smercia? I ricambi, no? No, anche, però... Non dire. Tanto, alla fine il veneno lo sapete tutti gli stessi. Aspetta un attimo. A posto. Non dire. Allora, Leda lavora in un posto che non si può dire, nella contabilità, non si può dire quanto conta, non si può dire assolutamente. No. Ma si può dire quanto guadagna, quanto guadagna? Non lo puoi dire assolutamente. Discrezione totale. Allora, lei è giocando. Possiamo provare. Si può dire che giochiamo, Leda? Certo. Giochiamo, via. Seduta avanti. Qua, Leda. La discrezione prima di tutto, noi non esistiamo. Pesaro sono sempre molto discreti. Giustamente. Bisogna partire con questa subito trasmissione. Partiamo subito con il gioco di oggi. Dobbiamo che mandare la slot machine. Slot machine, vai. 1, 2, 3, non dire. Cos'è? Cos'è uscito, signore? Leggiamo, traduciamo. Lo sgombro, olive, capperi e pomodorini. Cosa le dice? Buono, signora? Buono. Ha detto buono la signora, ha detto però ho scelto bene, ha detto. Tutto buono. E adesso, carissima Leda. Leda. Allora. Ci devi però dire a questo punto quale che pentola ce lo devi dire. Come Pesaro non c'è, Pesaro. Ancora non è. L'unica che si distingue qui tra tutte, andiamo con Evai. Perché prima Evai ha perso, lei ha detto che se la Leda è una che fa i conti, lei. Lei è delle una probabilità che conteggia. Oh. Potrebbe essere, bene. Lei fa i conti. Chissà. Allora, Leda, adesso cominciamo ad aprire i coperchi delle altre pentole. Allora, quale scegliamo? Carissima Leda. Cominciamo. Senigallia. Donna sbirciatina, signora? Ah, non lo so, fai te. Sei tu che conduci il gioco. Io sono solo una coadiuvante. Guarda un attimo cosa c'è dentro, poi dopo ve lo dico. Una coadiuvante del lavoro, Poi è una cosa liquida, signora. Ecco, è una cosa liquida. Una boccia di vino, è una boccia di Moretta. Ah, la Moretta, bene, andiamo avanti. E quindi è ancora in gioco. Via. Benissimo, Leda, sei partita benissimo. La Leda grande. È decisa. Saliamo Fano. Fano. Subito a Fano. Senigallia, Fano. I pesaresi scegliono subito. Verso nord, va su. I pesaresi scegliono subito Fano. Va bene. Non so se hai notato, anche l'altra pesarese, Fano, l'ha eliminata subito tra le prime pentole che ha eliminato è Fano. Però poi ha perso, vedi? Non bisogna fare campanilismi, sennò vedi, ci rimetti. Bisogna andare di vibrazioni, l'ho detto prima. Di vibrazioni. Adesso sento, guardo, Ti ha vibrato niente, Leda, no. Adesso mi aiuta la musica. Mi aiuta la musica. Aspetti un attimo che... Ad ecco, ciao. È arrivata una telefonata. Chi è? Sarà sempre lui. È arrivata una telefonata, mi dispiace, ma devo rispondere, scusi signora. Non possono rispondere perché... Sono Teresa Pagnini, organizzatore di eventi spettacolari di Pesaro. È di Pesaro. Ma è la vostra ultima puntata questa? Mi dispiace. Senta, comunque io vorrei dare appuntamento a tutte le persone che ci ascoltano. Sì? Sì, sono qua in mezzo alla strada. A Pesaro nel 2024, per Pesaro, capitale della cultura. Terenzo, non c'è più niente, almeno la cultura. Arrivederci. Non c'è niente. Si è salutato apposta così. Non so, è una telefonata che sono discreti, non dicono a Pesaro. Ah, aspetta, ancora. Che miseria. Ancora? Ha richiamato, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Non lo so, aspetti. Ma che fa? Pagnini! Pagnini! Aspetta un attimo, che mi ha fatto un casino. Eccolo. Sono sempre io. Ecco. Dimentico. Devo offrire uno scambio. Sì. Se il concorrente vuol finire qui il gioco, gli offro
un bel barattolo di vongole veraci, no, non sono veraci quelle di Fanti, di vongole insomma, dai, vongole. Un barattolo di vongole, il nuovo prodotto del pesciatore di Fanti. La poretta è quello. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, ha capito? Offre un... Pagnini ha chiamato, forse era giunveduta, non sappiamo, e ha detto se lei la signora interrompe qui avrà sentito le vibrazioni forse. Potrebbe vincere, invece del vasettino che abbiamo visto consegnare ultimamente, anche invece al posto un bel vasettone di vongole. Ah, non lo so, a punto deve decidere lei, è lei che fa i conti. Lei la pensa. No, è lei che fa i conti nella ditta. Sei sicura, Leda? Lo vuoi, vuoi che lo apro? Lo apri uno? Lo apre Raffano? Due Raffano, sì, lo apre tre, e abbiamo detto che i campanilismi non funzionano realmente. Pagnini, un applauso a Leda. Cosa c'era qua? Cosa c'era? Gli sgombri, i sardoncini, niente. Vieni qua, Leda, un applauso, grande Leda. La Leda che conta, 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 stavolta ne ha contato bene. Vado a prendere il vasettino. Un sughetto. Vado a prendere il vasettino. Dove vai a prendere? Ma sono buono, signora. Abbiamo detto che è l'ultima puntata, ma regaliamogli le vongole uguali, Massimo, un applauso, crepi, bene, crepi bene. L'avarizia. Se tante le paghi tu, cioè per quelle, per forza, paga no, per gli azzurri. Ma ha detto già il titolare, mi ha detto. Offri pure. Offri pure. Va bene. Va bene, allora Leda, accomodati. Hai vinto comunque il premio di Pagnini. Bene, allora, ultimo concorrente della giornata, dell'ultima puntata. Abbiamo un signore, un distinto signore. Un distinto signore, un applauso. Eccolo. Perché è l'ultimo concorrente della serie. Buonasera. Lei è? Ezio. Ezio. Leda, Ezio, tutti ce l'hai aperta allo sangue stanzese. Ezio, Leda. E cosa fai? Da dove vieni, Ezio? Da Ivrea. Da Ivrea. Hai portato un po' d'arance da Ivrea? Perché no? Certo. È l'arancio che le lanciano. Noi tiriamo le arance. A carnevale le arance di Ivrea, se stai venendo un occhi, clarcordi. Ma quindi è un gemellaggio. È un gemellaggio. È stato tra il carnevale di Fano e il carnevale di Ivrea o è qui per caso lei? Qui per caso. È qui per caso. Da Ivrea, va bene, ha fatto un lungo viaggio, il pellegrinaggio ha fatto. Il pellegrinaggio da Ivrea fino a casa. Allora. Tu da piedi l'ha fatta, vero? Ezio, cosa fai di Ivrea? Cosa fai? No, però vivo nelle Marche. Ah, ecco. È nato Ivrea. È nato prima avete detto tutti qua, ivreino, ivreotto, eporediese non dica ivreano, eporeddia, eporeddia, sarebbe come se un di San Costanzo latino. Come se... latino come si chiamano gli abitanti di San Costanzo? Non lo so. Giambolognetti. Così, per, Giambolognetti. Per dire, un di Ivrea e un eporediese, e l'ora del San Costanzo e i giamporedienti. Per dire, così. State sbladerando. Ma perché, come si chiamava Ivrea? Eporediese? Eporeddia. Ah, eporeddia. Eporeddia, ah, nome latino, nome capito, latino, capito, eporeddia. Capito, giusto. No, lo sto, posso dire un altro esempio. Io sono nato a San Severino. E come si chiamano gli abitanti di San Severino? C'è Turo, c'è Luciano, c'è Lanetta, c'è... Si chiamano, come dice Ezio, con il vecchio latino, nome latino settempeda, quindi settempedani. Ha ragione, settempedani. Quindi non è il primo caso, ma ce ne sono altri, quindi ha capito, e quindi è giusto, è giusto. Un applauso a Ezio che ci ha dato questa pretorum. E come si chiamano gli abitanti di Austani, pro? Austa. È città di Castello, come si chiamava? Che ne so io. Civita Castrum, vedi le so le robe. Bravissimo, un applauso a signora Rosa, che è bravissima. E Fossombrone come c'era? Forum Sempronio. No? Le sa tutte. Allora, possiamo, iniziamo a giocare con Ezio? Giochiamo. Ma cosa fai nelle Marche? Nella vita cosa fai? Ho un bar. Ah, un bar. Caffetteria del Borgo, io lo dico. Dov'è? A Pesaro. Allora, caffetteria del Borgo a Pesaro. E sentiamoci, Ezio, vieni qua sul trono. Aspetti che devo mischiare. Ah sì, c'hai un bar, è bello. Ecco, come vendi tutte le brioche? Brioche, caffè e anche il pane. Lo fai tu? No. Lo fa il forno vicino. Ma pensa, è un emporio, cioè, insomma, l'emporio delle farine, le brioche. Io so però che Ezio, prima me l'ha detto, c'ha anche un hobby molto che hobby interessante. C'hai? Ezio, dici cosa fai, lui dici cosa fai, non fare passione, ecco, una passione per l'astrologia e le carte, i tarocchi.
Rocchi? L'arancia di Ivrea e Tarocchi, per forza. Certo. Per forza, è di Ivrea. C'è un legame. C'è da fare ai Tarocchi. E quindi oggi, signora, potremmo anche avere qualche predizione, voglio dire. Lui potrebbe capire, potrebbe prevedere. Dire come, va, come andrà, che ne so, l'estate per tutti i vari potrebbe segni. Essere. Leggendo che cosa? Hai le carte, Ezio, con te? No. Non hai le carte. No. Vabbè, ma lui... Sarà l'estate del cancro. L'estate del cancro? Sì. Nel senso che c'è più cancro ma tutti? No, o... no, perché? No. Ma cosa dice Rosa? Insomma, ma qui, ragazzi, sono tutte malattie. E arriva tra tutte le robe, le robe. L'estate brutte. Di chi è nata luglio? Da luglio di chi è nata luglio? L'estate, l'estate del cancro. Bene, di chi è nata la bilancia. E la bilancia. E la bilancia. Lei, signora, che segno è? Io sono nato il 14 febbraio, San Valentino, so dell'Acquario. Dell'Acquario, perfetto. Quindi ottimo autunno. Ascendente Numaca. Ah, come andrà quest'anno la signora? L'autunno, ottimo. L'estate è stato un macello. Così, aspetti l'autunno. Ma cioè. Risultato l'estate dei segni di fuoco, no? Il leone è nell'estate. Sì, però... E il leone come messo, vuole... Porette? Ah, così così. Non è un gran segno. Il Capricorno, per sapere così, chiedo con un amico. Bene. Sono contento. Bene. Perfetto, allora partiamo subito con partiamo il gioco. Partiamo col gioco, vai con la slot machine. Avanti, 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 avanti. Moretta. La moretta. La moretta buona, ti piacerebbe, Ezio, A Ivrea la fanno la moretta? No. Nel tuo bar la fai la moretta? Sì. Ecco, vedi? Sì. Ah, ed è buona, lo metti di Ezio, sicuramente. La moretta. Va bene, scegliamo la pentola, Ezio. A cattolica. 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 Sei sicuro che cattolica c'è la moretta? Sì, sì, eliminiamo via le... Ok. Allora, speriamo bene, insomma, dai. Ci siamo. Cominciamo a eliminare le pentole? Rimini. Rimini. Io comincio a sbirciare, perché questo no, guarderete, sbircio, voglio vedere, sono curioso. Sono l'ultimo. Vedo nero. Le seppie. Le cozze. Le cozze. E allora, Ezio... Via. Ah, partiamo benissimo, avviciniamo le pentole. E vai. Away. Quale? Away. E chi way col cavallo? E chi way? E way sei sicuro? E way. E way è uno. E way è due. E way è due. E va bene! Sardoncini, la grigliata azzurra. Ezio. Allora c'è rimasto Fano, sei partito la grande. Senigal. Fano no, perché... Siamo, siamo qui nel punto di drive, via il drive. Dai, non posso eliminare subito Fano. No, stiamo registrando qua nel ristorante di allora Fano. Siccome l'ultimo concorrente io sbircio, perché non voglio subito perdere così la puntata. Allora. Sento un rumore. Ma lì c'è l'amore. Sento un rumore, sento un rumore. È l'ultima puntata. Sento un rapporto che è un rumore. Arriva la nebbia, com'è? È arrivata la nebbia. Signora, faccia guardare il bastimento a Ezio, che sta arrivando. Il bastimento. Bastimento. Ecco, qua ha fatto lui, ha fatto un cambio. Che è successo? Non lo so. È un aiuto sicuro. Quindi, chi l'ha detto? Secondo qui me. Noi giochiamo i soldi, non è che posso aiutare. Che nenni tua, dai. No, c'è il notaio che mi controlla, signora. Io confermo. Conferma il drive, perché Ezio non dorme da piedi. Come sei sicuro? Drive. Ah, la Piemonte. Ce l'ho detto in Piemonte. Sei sicuro, Ezio? Sì. Drive. Sei sicuro, Ezio? Dai, ci fai scherzi? Sento delle vibrazioni positive! Oh, infatti, avevo fusilli, calamari e melanzane. Non c'è. C'è rimasto Senigallia o Fano? Che cosa facciamo, Ezio? Che cosa facciamo? Fano. Fano. Ti ricordo che in qualsiasi momento tu puoi cambiare la pentola. Vabbè, però... Perché non ti prendi Fano e lo metti su al posto di... No, lui vuole la cattolica. Ti regalo un seppie piselli. No. Un seppie piselli, grosso così. Un barattolone seppie piselli. Vuole Fano, ha detto. Sei sicuro? Faglielo fare. Lui legge nelle pentole. Cioè lui non bene. Legge nelle carte, ma legge nelle pentole! No, le olive là. È vero, lui fa i tarocchi, lui sa tutto, sa. Cosa è rimasto? Allora, o Senigallia o cattolica. Qua, Ezio. O là c'è la moretta. Ezio, pensaci bene. È l'ultimo gioco dell'ultima puntata. Posso cambiare? Chiudiamo per favore in bellezza. Allora, può cambiare, chiede se può cambiare. Non lo so io. Posso cambiare? Se vuole può cambiare. Se vuole il regolamento dice che può cambiare. Sei sicuro di prendere Senigallia al posto di cattolica? Vuoi prendere la pentola di Senigallia? Sì. Oh signore. Lo facciamo sicuro sicuro. Perché voglio mantenere l'ultima pentola nelle Marche. Nelle Marche, giustamente, l'ultima pentola della
Fermiamo, la trasmissione fermi. Delle Marche, vediamo un po' sì, se... allora prendici in gaglia, forza, manovalanza, dai! Tu hai sei sicuro? Potrebbe sì. essere una scelta sbagliata, potevi aver scelto la pentola giusta. L'importante è partecipare. Sì, si dice sempre così quando si perde, ecco. Allora, speriamo che tu non qua, perda. Allora. Al centro. Non lo so cosa fa. Cattolica o Senigallia? La apriamo in contemporanea? Vai. Mamma mia, speriamo bene. E uno. E due. E due. E tre. Ma tu sei un veggente! Che squillino le trombe! Ma veggente! Senta che roba, tutto il azzurro, i 3000! È un giocatore proprio, ma come lo sentivi, le vibrazioni? Sì, ti ho detto. Lui legge anche, lui è in grado di leggere anche questo qua. Cosa leggi da questo? Gallinella, olive, pomodorini. E capperi, giustamente. Ma bravo Ezio che riesce a leggere anche la gallinella. Quindi allora Ezio vince due buoni pasto per venire qui al Pesce Azzurro o in qualsiasi altro punto vendita del Pesce Azzurro. Che ovviamente li consumerà adesso, che è ora di cena. È ora di cena, magari va a mangiare. Diamo cena Rosa, vieni con me. Noi siamo pronti, ma prima di andare a cena... L'ultimo gioco, richiamiamo tutti i concorrenti di questa ultima puntata. Guardiamo tutti, venite tutti alla telecamera dove c'è il monitorino acceso. Lei è venuto col suo premietto, giustamente. Ecco. Allora abbiamo Ezio, avanti. Patrizia, Francesco e Leda. Allora sono gioco circa, finale. Sono circa 15 puntate che andiamo avanti. E nessuno ha indovinato. Qual è il peso, signora? Che peso bisogna indovinare? Il peso corporeo totale mio, tuo e di Giovanni e Jeffrey, che sono gli altri conduttori che abbiamo visto nelle altre puntate. In totale. Quanto pesiamo in totale? Allora, la gente ce lo sta chiedendo sui social, tutti parlano. Quanto peseranno tutti e quattro? Siamo dei bei pezzi hanno grossi. Hanno provato anche a fermarci, pesarci, eccetera, eccetera, così. Un parametro? Allora, siccome è l'ultima puntata... Allora, la puntata scorsa qualcuno ci è andato molto vicino dicendo 339. 9. Qualcuno ha detto 345. 50, ed era vicino. Quindi più o meno, dai, è l'ultimo, siamo tra il 39 e il 5, dai, 245, 339 e 350. Sì, ok, lì in mezzo, anche più, se no anche 345. Nel mezzo più o meno. Allora, il campo è molto ristretto. Ezio, tu che prendi le vibrazioni... Tra 339 che hanno detto l'ultima volta e la volta prima hanno detto 350, quindi lì più o meno, siamo non lì. So se siamo nel mezzo, ma lei fa i conti, lui consiglia, legge la le carte, fa i ricambi e lei fa i ricambi. Allora, tutti e quattro siete il nostro, siamo in mano. Cominciamo, da chi cominciamo? Dai. Inizierei da lei. Da Leda. Perché se lo lascerei che lui predice, non so, ma io le predizioni le tengo alla fine. Quanto peseremo tutti e quattro? Tra 339 kg da guardare o 300. Che cosa si vince, tra l'altro? Cosa si vince? Due biglietti per il prossimo spettacolo del San Costanzo Show. Ah, giusto, è vero. Vai. Quanto sarà? Concentrati. 346. No! Di meno. Addirittura. Glielo dico. È di meno. Di meno. 3,44. No, di meno. Di meno. 42. No. Sì, è 3,42. È 3,42. Ho avuto un colpo un attimo, come no? Oddio, è 3,42. Che come devi dire? 341. Niente. Allora no. Vince Patrizia. E vincono i ricambi. I ricambi, finalmente l'hanno indovinato. 342, perché loro tutti e tre pesano più di 90, io ce ne ho 50, diciamo. 3 per 9, 27, anche di più. Loro pesano molto, molto. Io sono una sessantina scarsa, insomma, sei ecco. Sicuro. E ce l'abbiamo fatta, è stata durissima, signora, sono 15 puntate. Almeno l'ultima puntata ce l'abbiamo fatta. E finalmente vince la nostra amica Patrizia. Da Pesaro, originaria di Barchi, che non sa veramente se la maratona parte da Barchi, da adesso. Se lo sa benissimo. Due biglietti per il San Costanzo Show, che continuamente potrete trovare
Puoi trovare i nostri spettacoli sul sito www.sancostanzoshow.com. Quindi consulti il sito e vedrai il prossimo spettacolo. Ecco. E allora, ecco, è ora di cena, abbiamo una fame tremenda. Abbiamo una fame, chiamiamola Antonella. Antonella! Ecco qua. Aspetta. Un vassoio a me, un vassoio alla nonna. Antonella, vieni qua in mezzo a loro, dai, mettiti qui in mezzo, vieni, ci stringiamo piccoli mezzo. Piccoli. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in queste bellissime puntate e speriamo di rivederci più avanti, no? E una sola cosa, tutti insieme diciamo, viva il pesce azzurro! Ciao! Tante belle cose! Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. E una Marielle. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Gliela avanza tu. I mangiarò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.